Buonasera a tutti. Allora, vediamo un po' se ci siamo. Eccoci. Ciao a tutti, come state? Vedo già qualcuno collegato. Intanto do il link anche al gruppo Facebook. Ciao Virginia. Allora, io oggi voglio riusare i miei amati granulati. Ho deciso di dedicargli una palette apposita perché non c'avevo più spazio da nessuna parte, almeno così ce li ho. Poi è vero che il colore fresco è diverso rispetto a quello secco, però devo dire che si riattivano molto bene, quindi va benissimo anche così. Da quale immagine cominciare? Io ne ho selezionate alcune. Oggi vorrei fare più degli schizzi, degli studi di luce, non proprio dei dipinti finiti, perché mi interessa di più questo discorso di sperimentazione. Questa è molto bella. Salva. Vedete un po' se vi piace. Qui c'è veramente un senso di luce molto forte, molto presente. Quindi si potrebbe iniziare da questa. È troppo scuro lo schermo? Il solito dilemma. Un pochino scuro. Allora, aggiusto un minimo. Ciao Taisia, ciao Patrizia, ciao Walter. Datemi un secondo. Perché io se non litigo con la macchinetta fotografica non sono contenta. Il disegno è veramente poca cosa. Ciao Arianna! Ce l'hai fatta, Francesca, Maria, Giulia, ciao! Ok, mi sembra uguale a prima, però non fa niente, facciamo finta che è successo qualcosa. Che fare? Soltanto la forma della barca, anche solo per definire dove devo disegnare nello spazio. Questo è il mio sketchbook, che sono veramente euforica, mi piace tantissimo. È una foto che si estende in verticale, quindi magari definisco, non deve essere troppo grande perché deve essere appunto uno schizzo, magari una cosa così. Ah, io non ho messo la musica di sottofondo, magari un pochino pochino la metto, eh? No, zitta, ok. Vai, riproduci tutti. Ok. Quindi, che devo fare di questa immagine? Soltanto definire dove inizia, dove finisce, più o meno. Qui, ma il disegno deve essere proprio leggero. Troppo stretto, probabilmente. Già mi sto allargando, lo so. E poi tutto il resto è pittura perché non voglio fare, cioè, quattro linee vanno bene. Giusto qua. Così. Ciao Anna. Ecco, niente di più. Adesso voglio decidere i colori. Ci sono questi viola bellissimi, secondo me potrebbe andare il Galaxy
come si chiama? Il Galaxy Violet, che dovrei aver messo qua. Questo però è molto bluastro. Ma ecco il viola. Sì, questo sì, ci sta come toni più blu. Poi c'avevo anche tipo il Tundra Pink, potrebbe essere. Questi sono tutti granulati. E poi metterei un colore normale. Sì, infatti ci rinfreschiamo mentalmente a vedere l'acqua. E poi volevo mettere un carminio un po' spento, però già la musica è troppo alta, mi infastidisce. E mischiato con, cioè, un tono, quel tono arancio, vediamo un po' come si può fare, perché non voglio riusare un granulato anche per l'arancio, sennò userei il Tundra Orange, però è troppo tutti i granulati così. Quindi prendo il mio giallo gomma gutta, che è molto intenso. Questo intanto mi va un po' a neutralizzare questi toni qua, quindi ci sta sicuramente bene come luce. E secondo me anche nei riflessi lì. E poi, sempre per stemperarlo, però non così tanto, ci metto sempre il carminio. No, dov'è qui? Sì, questo potrebbe andare. Posso anche esagerare un po' nei toni, eh? Quasi quasi, non voglio stare su toni troppo marroni. Adesso che ho più o meno deciso, quindi un giallo caldo, un rosso freddo, tipo il carminio, e un viola e un paio di viola, oppure un blu e un viola. Qua ho già sporcato. Però siccome ho 200 palette, così mi confondo le idee. Mi faccio il colore qui, faccio prima. Ecco, tra l'altro oggi mi stavo pure scordando, ho fatto tutto di fretta e ho la scrivania che è un macello, tanto voi non la vedete da nessuna parte, meno male. Ma ora che ci siete un po', a luglio voi ci state ancora per le dirette? Perché non so se farle, se fare le prime 2 settimane di luglio. Boh, che dite? Perché io a luglio ci sono ancora, magari ad agosto mi prenderò una pausa anche dai video normali. Però a luglio invece non so se continuare con le dirette tutte le settimane. Perciò se volete datemi qualche feedback. Qui c'è già un po' dello stesso giallo, quindi lo tengo. Invece mi serve un po' più di spazio. Cosa sacrifichiamo? Questo. Tutta l'estate. Dai, Isia, che bello. Della serie. Io mi sto squagliando. Comunque, avete avuto problemi con il bagnato su bagnato in questi giorni? Di caldo, cioè, non so dove abitate, però. Io sì. Bisogna bagnare come dei matti. Allora, adesso vado a trasportarmi un po' di colori qua, così sto più comoda. Sicuramente, vabbè, il giallo lo prendo direttamente dal tubetto, che si fa prima. Di giallo me ne servirà un po', non troppo però, così. Poi abbiamo detto un pochino di viola, questo l'avevo appena messo nella palette, quindi con una spatolina ne metto un pochino. Lo metto qua. E l'altro colore invece era il Tundra Pink.
lo metto qua. E poi abbiamo detto il carminio. Il carminio ce n'ho un sacco nella tavolozza, quindi facciamo così. Ciao Deborah. Spruzzino a go-go, hai ragione, infatti ecco, ce l'ho portata di mano. Vabbè, ci siete abbastanza, allora può darsi che per luglio le continuo a fare, tanto non, alla fine le dirette non mi impegnano così tanto, cioè giusto il tempo in cui sto in diretta appunto. Il vero problema sono i video, quelli settimanali che ci metto veramente tanto a farli, però spero che siano apprezzati. Qui mi sto mettendo un po' di carminio, così direttamente prendendolo dalla tavolozza, anche se è secco si riattiva facilmente e quindi questo mi dovrebbe bastare, poi quando lo finisco lo rivado a prendere. Vorrei proprio usare un approccio da schizzo, da studio, loose, non voglio avere quella rigidità che ho quando devo fare un dipinto serio. Vediamo se ci riesco, perché poi stando in diretta uno cerca di fare delle cose carine, però voglio proprio abituarmi a lasciare andare di più. E quindi questa la metto qua, questa adesso non mi serve. Cosa uso? Questo adesso bagnerò tutto come se non ci fosse un domani e non voglio mascherare. Per quanto quei punti tondi, quell'effetto un po' fotografico, sono un po' indecisa perché potrebbe essere buono mascherarli, però ho voglia di farlo? Vabbè, facciamone qualcuno con il pennarello, eccolo. Con questo si fa presto, perché si asciuga anche velocemente. Comunque è successa una cosa stranissima. Vi ricordate di questo? Cioè, chi aveva visto forse il video sui materiali, questo mi si era seccato. Ora non so se fa talmente caldo che è resuscitato. Cioè, oggi l'ho usato e funziona. Stranissimo. Non me lo so spiegare questo fenomeno. O non era completamente secco, però boh, vabbè, comunque l'ho usato. E funziona ancora. Il problema è l'odore, fa un odore terribile. Comunque ci mette di più ad asciugare rispetto a questo pennarello, quindi adesso uso questo. Sì, ma l'uso infatti non è il problema del risultato, è del riuscire ad avere quell'atteggiamento proprio della sperimentazione, mentre se tu già parti con l'idea che vuoi fare una cosa bella, appena ti esce quella macchia, quello schizzo, la vuoi correggere, questo porta a irrigidirsi. Quindi è difficile mantenere proprio quell'atteggiamento di scoperta. Allora, farei qualche punto proprio tondo, e il pennarello in questo mi aiuta. Poi, siccome non sono punti bianchi, sarà interessante vedere. Quando levo il fluido mascherante, bisognerà ripassarci con dell'arancione, però visto che il fondo è scuro, lo posso fare. Ora le sto facendo un po' a caso. Anche qua ne facciamo. Però non voglio andare nei punti troppo chiari, sennò diventa difficile dargli quella colorazione. Qua ce ne sono di piccoli. Facciamo così, un po', tanto per. Mentre tutti questi chiari qua non devono assolutamente essere fatti col fluido mascherante, secondo me, perché sono tutti sfumati. Do una botta di phon così possiamo subito partire. E non avendo il pennarello, ce l'hai qualsiasi tipo di fluido mascherante? Dovresti magari. Con un pennello fai soltanto, cioè non cerchi di creare proprio il cerchietto.
Ci vai un po' a colpo deciso. La gomma pane per la mascheratura, ma è vero, io l'ho visto fare, non l'ho mai provato, però mi ha sempre fatto un po' paura. Funziona? Il fondo con questo caldo è abbastanza criminale. Allora, qual è il mio piano? Adesso lavorerò soprattutto qui, questa zona alta, però bagno tutto per sicurezza. Poi non voglio un margine definito, altrimenti userei lo scotch, però mi va bene così. Vabbè, se non avete il mascherante non fa niente, cioè non vi usciranno quei cerchietti chiari. Vi faccio vedere anche un pochino come levarli, però non è fondamentale. E il tuo mascherante è trasparente. Ah, e quindi hai difficoltà quando lo metti? Non lo so se si può colorare. Visto che fa così caldo, io adesso sto abbondando con l'acqua. Ci ripasso pure. Qui avrei dovuto cancellare, vabbè, magari dopo lo cancello. Adesso questo e mischio, questo era meglio farlo prima, giallo e poco carminio, ma anzi, cominciamo con il giallo e basta. E qui bisognerebbe andare a evitare la parte del sole. Adesso una puntina di carminio, che siccome ho il pennello pieno di giallo, già di sé si mischia un po'. E già così si rende un po' più rosso. Poi pochissimissimo viola. Ok, quanto odio che ho lasciato questo segno di matita così forte. Qui vabbè, sono arrivata fino alla barca. Pazienza.
Ma sì, esageriamo. Oggi voglio un po', appunto, voglio cercare di distaccarmi un po' dalle immagini. Qui già mezzo secco, asciutto. No, in effetti ho bagnato un po' tutto. Che tipo di pennello stai usando? Quale? Comunque li trovate tutti nella descrizione del video qua sotto. C'ho scritto materiali preferiti e ci sono tutti i pennelli che uso. Questo è il tintoretto Aqua Soft 1410, quello con cui ho bagnato tutto. Mentre questi sempre tintoretto 1407, un'altra serie. Sono tutti sintetici e veramente ottimi per l'acquerello. Qui adesso si è già asciugato, quindi vado a... Anche se è un po' pericoloso immettere dell'acqua già su una carta che si sta parzialmente asciugando. Magari non arrivo fino a proprio la parte che vedo che si sta asciugando, soprattutto la parte in cui c'è il colore. Però volevo bagnare qui, almeno posso cominciare a fare un po' di mare. E prendo un po' di quel viola Galaxy, quindi quello che va un po' più verso i toni blu. E qui si vedono le onde in maniera piuttosto distinta, quindi cerco di fare delle striscette così. Però non mi concentrerò troppo sull'effetto acqua. Ecco, poi qui ci sono anche delle parti arancioni, però magari metto prima i toni un po' più scuri. Qui adesso entro in una zona pericolosa perché si sta asciugando, quindi magari... non ci vado, anzi col pennello che ho asciugato leggermente sfumo un po' e poi qua ci vado dopo. Qui è importante fare l'interno della barca. Prima con questo colore caldo e poi dopo con lo scuro, magari quando è un pochino più asciutto. Sto esagerando? Fare che? Piccole pennellate di bianco di tempera bianca. Sì, dipende proprio dai gusti. A volte il fluido mascherante è talmente fastidioso da usare che lo si lascia perdere. Però io trovo che la tempera bianca dia proprio un effetto diverso. Non necessariamente peggiore, però io preferisco il bianco della carta. Ah, con i colori forse dicevi, stai esagerando, sì. Ma è molto più facile tornare indietro e scurire rispetto a... Cioè, non si può proprio rendere un dipinto più intenso se ormai si era scurito o con colori troppo neutri. Un altro modo per levare i punti luce, ora ve lo faccio vedere. Magari con un pennello un po' più rigido, oppure uno piatto. Cioè uno piatto sarebbe meglio per le linee. Qua sono cerchietti, però il concetto è questo, anche con uno spigolo che è caduto. Si può levare il colore così. Vedete che un po' si è levato? Il pennello deve essere umido e non bagnato però, sennò l'acqua si va a espandere e crea delle cose strane. Quindi così si leva un po'. Diciamo che adesso non ho voglia di starci troppo, però se insistete, asciugate spesso anche con un fazzoletto, fate una punta e levate il colore. Così si può levare. Tempera bianca e opaca, sì. Sto usando la carta Saunders Waterford, comunque è una carta cotone. Ah, a proposito di levare il colore, qui è asciutto? Sì. Qui
Nada. Vabbè, perché volevo levare un po', volevo recuperare questo chiaro. Proviamoci, però devo asciugare anche quest'area, sennò sarà un macello. Qua si comincia un po' a vedere il granulato, questo è molto bello. Dicevo, col pennello piatto voglio levare un po' di chiari qui. Quindi un po' bagnato. E struscio. E asciugo. Poi si può anche tamponare per evitare che si formino queste righe di colore. Qui è importante perché mi va a staccare la barca dal resto, quindi anche questo è meglio levare. Ciao Niki! Qui posso levarlo anche un po' a macchiette. Fa un po' l'effetto mare. Qui è ancora un po' bagnato. Ti levi? Sto ragionando, quando mi vedete che mi impallo, sto ragionando. Allora, siccome qua è ancora bagnatino, vediamo di aggiungere qualche scuri qua. E però ribagno perché voglio proprio morbidezza. Forse quello un po' più piccolo e vado a prendere il viola. Che è già finito. Questo viola è un po', diciamo, più sul versante blu, quindi lo mischio un po' con l'altro viola. Ma perché oggi mi cadono le cose sul dipinto? Mi piace, non si capisce cos'è, però mi piace. Poi più ci si avvicina alla fonte di luce, più il colore dovrebbe riscaldarsi.
qua ci facciamo qualche segno scuro. E che comincia a diventare sempre più viola. Ciao Andrea. Qui non mi ricordo se avevo bagnato, mi sa di no. Infatti, vedete come si stoppa il colore? Perché non c'è più l'acqua. Ora comincio ad andarci un po' più pesante con gli scuri qua. E qua ritrovo qualche punto di luce, anche arancio. Però vediamo se riusciamo a mettere subito. Il problema è che l'arancione si mischia con il blu e diventa grigio. Quindi andrebbe comunque un po' scaldato col carminio, un po' di giallo, un po' di carminio, così è meno giallo. Qua diventa tutto colorato. Qui si è persa un po' la luce, quindi vediamo di recuperarla. Ok. Così quasi darei una spruzzinata. Perché andare adesso a mettere un po' di scuri sulla barca. Quindi andiamo con un po' di viola. Può darsi che avrò bisogno anche di un colore un po' più scuro, però non è detto. Qui adesso non voglio perdere questa, anzi, la devo rafforzare la parte scura. Cioè, scusate, la parte calda. Quindi, questo va bene così. Ma qui devo aggiungere giallo più il carminio. Perché questo è molto importante per leggere gli oggetti contro luce, hanno sempre questo alone. Qui, siccome c'è un po' di indaco, quasi quasi lo prendo, lo uso per avere dei toni un po' più scuri. Magari lo mischio leggermente al viola. E qui queste frange ci stanno anche bene, secondo me. Aumentano un po' la sensazione di
così di esplosione di luce. Solo che si asciuga. Si è già asciugato. È già asciugato, vabbè, un po' di sfumatura c'è, poi tanto ci ripassiamo. Che dite, ci state provando? Giusto per avere qualche dettaglio in più. Ok, grazie, sono contenta che vi piaccia. Avete visto che alla fine ci sono andata molto libera. Ok, qui asciuttino ci posso insistere un po' con i colori. Con i viola. Ok, siccome la base c'è, posso andare a mettere qualche dettaglio che poi sfumo subito perché mi piace, qua è tutto sfocato. Qua c'è uno spruzzo che non ho intenzione di fare. Qui ci sono queste lineette dell'acqua che sono molto curve, cioè partono molto curve e poi si appiattiscono. Però questo è, insomma, è venuto abbastanza bene perché ci ho fatto quella sfumatura sotto, se no se avessi già usato il bagnato su asciutto non sarebbe stata la stessa cosa. Il problema dei granulati è che finiscono subito. Cioè, ci vuole tanto colore. Un pacciugo. Il problema è che ti distrai un attimo e si è asciugato. Vabbè.
Lo voglio dettagliare, ma non lo voglio dettagliare. Cioè, solo un po' più scuro, ma senza perdere quella morbidezza. Vediamo se riesco sottile proprio. Velatura. Qui si potrebbe provare a pulire un po' questo margine, però aspetto che si asciughi meglio. Intanto vado qua. Però dunque, questa cosa qui non si capisce, è meglio dargli un pochino di spessore, però con un colore diluito, perché voglio mantenere quest'aria un po' da bozzetto, quindi non voglio creare troppi dettagli, solo vediamo se si legge meglio così. Ok, poi andrà un pochino scurito. Questo non mi convince. La rifaccio tutto un pochino più scuro, quindi passo sopra anche a questo. Vabbè, asciugo perché voglio. Non è che sia un grosso problema, però voglio vedere se un minimo riesco a pulire questo bordo. Ok, abbiamo detto bordo, quindi bagno. Praticamente devo strusciare così. Ecco, avete visto, un po' si è pulito. E adesso direi di levare questi punti. Mi piace, l'unica cosa che mi dispiace un po' è che qui si è scurito troppo, però non ci posso fare niente, o ci si interviene con la tempera o niente. Cioè, quello che si può fare per far risaltare questa luce qui è scurire tutto il primo piano. Però non so se voglio farlo. Quindi intanto levo il fluido e prima asciugo un attimo. Vi levo un secondo là.
E torno subito, torno fra un minuto. Eccomi, mi risentite? Penso di sì. Quindi dicevo, leviamo il fluido, qua è tutto asciutto. E adesso vedremo se quest'idea del fluido era buona o no. Ovviamente bisogna lavorarci, sennò sono palline bianche, non si capisce che cos'è. Quindi quello che possiamo fare è fare uno strato arancione andando a bagnare, per esempio, vabbè, bagniamo tutto, già che ci stiamo, almeno queste qua. E vado a mettere un po' di arancione, sempre giallo più carminio. L'immagine, eccola. Su alcune magari ci vado con più carminio perché il colore è un po' diverso. L'unico problema è che non sono dei cerchi perfetti, ovviamente. Anche queste sono piuttosto arancioni. Per altre uso il colore molto diluito. E poi bisognerà, una volta asciugato, qui definirle un po' meglio con lo scuro dietro. Quindi, per l'ennesima volta, asciugo. Allora, intanto magari levo leggermente il colore qua dietro per crearne alcune fatte in maniera più sfocata, più meno definita, anche perché non hanno tanto senso al momento. Quindi cerchiamo di darglielo questo senso, aumentandole, mettendo i pallini più piccoli non si sono proprio, cioè non assomigliano a niente. Quindi, pennello rigido e sto levando il colore. E soprattutto, adesso ve la faccio anche qua un attimo. Quindi questi vedete sono meno chiari, un po' più naturali, questi fatti in questo modo.
Quindi forse avrei potuto farli anche direttamente senza fluido. Adesso vediamo come sarà l'effetto finale, perché quello che voglio fare è scurire intorno e usare un po' la tecnica al negativo. Ciao Ilaria! Grazie Niki, questo ti sembra abbastanza onirico? Adesso prendo un po' di indaco e viola. Ci provo, questo non l'ho mai provato, questo effetto così fotografico. Però il colore non deve essere troppo scuro, lo diluisco un po'. In questo modo gli si dà un po' più di definizione e riesco ad aggiustare un minimo la forma, perché se non sono tondi perfettamente, non si capisce proprio che sono. Qui dovrei cominciare a usare un colore un po' più carminio, magari. Ok, può anche darsi che li coprirò tutti. Sembrano lucciole, ma forse è meglio di queste. No, diciamo, finora è un pochino un fail questa tecnica delle lucine. La dovrei studiare meglio, però se le vado a scurire dopo forse già un po' potrebbe migliorare. Oppure ne volevo ricavare altre così scure come questo fondo, però ciò vuol dire che devo scurire tutto questo dietro e non mi va tanto perché mi piaceva questa luce. Questi sono i dilemmi. Cioè, non lo so, onestamente, mi sembrano luci, a me non tanto. Le enfatizzi con un po' di splatter di gouache bianco. È che non sono bianche, dovrebbero essere un po' arancioni. Poi le ho fatte troppo grandi e troppo tutte uguali. Bisognerebbe variare un pochino la dimensione. Il mascheratore andava schizzato, ma no, perché mi servono proprio dei cerchietti. Cioè, il mascheratore schizzato con lo spazzolino secondo me è perfetto per gli sbuffi dell'acqua, le stelle, però per questi che sono così tondi, non lo so. Questi sono i peggiori, questi qua. Beh, intanto posso sfinare un po' la barca. Ok, e quindi vanno dietro lo scuro. Non ci siamo. Luce, infatti il problema è quando voglio conciliare una cosa che sia molto realistica con il loose. Difficile, sembra un po' glitter, dai. Facciamo un po' l'effetto glitter, tipo filtro. Qui
questi, ciao, una bella passata di colore. Vabbè, ci abbiamo provato, se uno non prova le cose non può sapere, no? E quindi ognuno è libero di interpretare questi pallini come vuole. E se li scurisci sfumando il colore come una sfera? Beh, qualcuno l'ho scurito con l'arancione, già va meglio infatti, perché il fatto che erano tutti dello stesso colore non funzionava per niente. Questi un po' più arancioni, alcuni un po' più chiari. Bah. E vediamo un po' che altro ci posso fare. Vorrei esagerare un po' l'effetto luminoso. Non voglio scurire questa parte qua, vorrei scurire un po' questa. Visto che è uno sketchbook, non sto facendo un dipinto serio, allora mi concedo di potenzialmente rovinare tutto. Ah, schizzare delle goccioline d'acqua, lasciarle agire e poi provare a tamponarle. Questa è un'ottima idea. Però ora mi sa che è veramente tardi, perché poi ci ho lavorato e rilavorato. Però è un'ottima idea, effettivamente, perché così venivano più naturali. Sì, vabbè, il risultato, dai, poteva andare peggio. Quindi bagno un po' questa parte, oppure la bagno direttamente con lo spruzzino. Facciamo spruzzino. Anche lo spruzzino poteva fare qualche pallino del genere. E adesso vado con, voglio scurire un po' questa parte. Quindi viola. Anche proprio tutta questa. Bisogna avere il coraggio di passare sopra. Ok, già si illumina molto di più questa parte. La stessa cosa la vorrei fare qua. Però non avevo spruzzato di qua, mi sembra. Ma io mi sa che ti copro. Ciao. Ecco, mi sta piacendo molto di più con questo tono più scuro. Adesso sento molto di più la luce qua. La sentite? Sento la luce, ma che sei matta? Ci voglio mettere pure una puntina di carminio. Vediamo. Mi sa che lo lascio così. Vediamo se si può cancellare questa linea di matita che odio. Siccome il colore è sottile, potrebbe essere che si cancella. No. Un po'. Anche con la mia gommina sottile. Dov'è? Voi siete da scrivania in ordine o da scrivania in disordine? Vabbè, no, adesso non la trovo. Ok, si è abbastanza levato. Vediamo qua. Rimane poco e qui ora c'è il colore. Ok.
Bene. Adesso vorrei fare un altro schizzo, magari più invece con i toni verdi. Sarebbe male se fosse in orizzontale, così uso lo stesso foglio, vediamo un po'. Troppo risicato lo spazio. Allora, vi faccio scegliere a voi, preferite questo, lo levo. Preferite questo oppure questo? Sinistra o destra, che preferite? Intanto mi riposo un attimo e no, non, comunque non sono immagini orizzontali, quindi mi sposto su un altro foglio. Perché esiste uno scrivania in ordine? Secondo me sono tipo l'unicorno. Ciao Valeria. Adesso siete pari, dai. Intanto io mi sposto a questo, giusto questo. Metto qua. Per non distruggerlo lo asciugo un attimo. Ok. Allora, c'è una rotta. Allora, vediamo. 3, 2, 1, chiuse le votazioni. Dopo Walter non valgono più. Allora, vediamo quanti destra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 destra. Vediamo sinistra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Allora, sinistra ha vinto. Cioè, non so se ho contato pure i dai, dite sinistra. Taisia, cosa hai detto tu? Sinistra. Vabbè, sinistra. Per quanto forse quello di destra è più bello, che c'è che sta a fare? No, dai. Adesso Ilaria ha scritto destra. Cioè, io non ci sto capendo niente. Ah, tu hai scritto. Allora, che mi aiuta a contare? Scusate, sono stanca oggi. Ho parlato per ore. Qualcuno mi conti e mi dica chi ha vinto. E non barate, eh? Intanto io mi preparo la palette e la pulisco. Dov'è la mia palette in ceramica? Ecco. Ma non è detto che sia più facile quella a sinistra, eh?
Arianna ha vinto destra. Vabbè, se lo dici tu che avevi detto sinistra, mi fido. Allora, destra, vi faccio vedere, non è più difficile. C'ha semplicemente dei chiari molto più spiccati. Quelli sarebbe il caso di farli col mascherante. Dai, questi li faccio col mascherante, però ho fatto bene. Provo anche quello strano che si è riattivato magicamente. Però prima mi pulisco. Grazie per l'aiuto nel conteggio. Che stamattina ho cominciato a lavorare presto. Ho registrato diverse lezioni, eh. Ho parlato tutto il tempo da sola, ovviamente, con la telecamera. Però insomma, sto leggermente fusa. Allora, quindi qui facciamo un po' di posto. Volevo uno di questi perché volevo riusare i forest, che è tanto che non li uso. I colori forest. Intanto, se volete, fate uno schizzo di quello a destra. Allora, per sicurezza cancelliamo questo. Questo lo facciamo proprio l'uso, anche perché sono già le 6:35. Quindi voglio impegnarmi, questa è una sfida anche a non metterci 3 anni. Questo si è asciugato più o meno. È cambiata la luce di nuovo, sembra un sacco giallo. Vabbè. I forest sono dei colori tipo questo, che sono sempre della linea super granulati sminche. E c'è un piccolo set che si chiama Forest. Eccoli. Quindi questo set. Sono semplicemente dei. Sono 5 colori verdi, 5 verdi di diverso tipo, bellissimi, che hanno questa caratteristica della granulazione. Poi, se vuoi approfondire, c'è un mio video in cui parlo dei forest. Allora, matita. Il problema delle scrivanie incasinate è questo, non si trova mai niente. Giusto per capire dove arrivare, diciamo qua. Poi perché non lo faccio in mezzo? Lo faccio dal lato? Boh. Facciamo in mezzo. Facciamolo qua. Voglio già mettere. Che elementi mettere? Allora tu chiuditi. Eccolo qua. Metto la linea dell'acqua. Qualche roccia. Non mi interessa di stare a rispettare le proporzioni, voglio mettere gli elementi più importanti. Qua ci stanno gli alberi. Qua ci sta un'altra roccia. Qua ci sta l'altra roccia, un po' più in primo piano, diciamo in secondo piano. Qua ci sta questo bel masso, lo metto pure un po' più su. Ok, una cosa del genere. Ma si vede? Sì. Ok. Quindi voglio. Non li metto nella paletta adesso, in questa di ceramica, perché ce li ho tutti qua. Ce li ho tutti qua carini. A questo punto mischio nella plastica e buonanotte. Se mi serve un colore più scuro, ce l'ho qua. Questo è un indaco, credo. Quindi userò un po' i colori a casaccio, adesso non ci voglio perdere troppo tempo. Sarebbe da mascherare. Mascheriamo. Mascheriamo con un pennello brutto, tipo questo secco.
perché vorrei creare un po' quelle lineette frastagliate dei massi. Mamma mia, che odore terrificante. So perché il fluido mascherante c'ha questo odore. Così scopriamo se mi pentirò anche stavolta di aver usato il fluido mascherante. No, giustamente qualcuno di voi mi aveva consigliato un tiraline per applicare il fluido mascherante, ma io ancora non ce l'ho. Quindi cerco di... Ce l'ho addensato sul pennello, che è un pennello secco. Perché sennò il fluido li rovina proprio i pennelli. Sto cercando di fare questi elementi chiari, ma proprio sottili. Alcuni un po' sottili, altri un po' più grossi. Però va bene che siano un po' casuali perché sono rocce, quindi. Beh. Un po' di chiaro anche qua, sul profilo dell'acqua. Madonna, che odore terrificante. Poi ci avrà pure qualche anno questo fluido. Però l'ho già provato e non ha fatto cose strane, non ha corroso il foglio. L'ho provato stamattina e andava. Scusate per la mia faccia, ma non riesco. È che qui lo vedo proprio che ci starebbe tanto bene. Basta. Basta, solo le rocce e l'acqua. Chiudiamo subito. Sì, sporcare il pennello con la saponetta. Fatti ammoniaca proprio. Ok, diciamo che normalmente avrei aspettato, asciugato di più, però non mi va. Grazie Andrea. E quindi andiamo, quello che sarà sarà. Intanto la mia strategia è questa. Bagno tutto, ovviamente, e voglio andare già con il colore intenso, non voglio fare 8.000 strati. Magari comincio con dei verdi caldi quassù e un po' nel riflesso. E poi comincio a scurire. Quindi.
bagno in abbondanza che qui si asciuga subito. Poi, allora, un verde caldo molto bello dei Forest è il verde oliva, dovrebbe essere questo. Però ci potrebbe stare anche quel giallo di prima, a qualche punta. Secondo me ci può stare. Qui c'è un po' di blu che potrei mettere un pochino di turchese. Voi la vedete un po' di tavolozza? Vediamo. Poco perché c'è l'immagine. Comunque turchese e verde, ecco, adesso sta venendo fuori bella questa tonalità, un po' scura. Allora, metto il colore e adesso lo tiro via perché lì è il punto di massima luce. Ritiro via qui dove sta la vegetazione. Vabbè, può restare così. Anche qui c'è un po' di questo colore nei raggi. E qui posso cominciare a mettere già qualche scuro, tipo l'indaco. Però l'indaco lo vorrei mischiato un po' ai verdi. Vediamo un po' questo magari. Questo è un verde grigio. Colore non lo metto dappertutto, sennò poi non si capisce niente. Ma l'acqua l'ho mascherata, mi sa di no. Vabbè. Qui rimane più chiaro. Questo che non so che sta facendo. Turchese e indaco. Bello. Qui ci sta qualche giallo, ci sta bene, quindi riprendo un po' quel giallo di prima. Cercate sempre di non fermarvi a un colore, anche se vi sembra che ci siano due colori in quest'acqua. Cercate di usarne di più. Cioè, possono essere anche due colori di partenza, tre colori di partenza che uno mischia tanto. L'importante è non usare proprio lo stesso tono sempre, perché poi diventa tutto piatto. Qui magari un po' di colore lo levo, sempre col metodo di prima, perché ci sono, diciamo, i punti in cui ho messo il fluido che faranno una specie di riflesso.
E mi sa che mi devo fermare perché è già asciutto. Giusto qua potrei fare ancora. Eh sì, mi devo rifermare. E qua si è sollevato il fluido. Ah, vabbè. E asciugo e vado avanti. Anzi, prima che sia tutto asciutto, voglio levare anche un pochino di più qua. Qui il piatto del pennello è utile perché mi aiuta a creare proprio queste strisce. Magari qualcuna anche orizzontale perché aiuta a rendere l'acqua. Ok, riprendo a asciugare. Sì, Stefania, l'osservazione è fondamentale, però anche quella l'alleni strada facendo, perché secondo me non è che si nasce così particolarmente osservatori. Bisogna più disegni, più ti rendi conto delle piccole cose che vedi e di quelle che fanno la differenza quando poi vai a riprodurle, a disegnare. Allora, la ribagniamo. Magari adesso lascio perdere l'acqua. Ok, e voglio subito mettere dei toni scuri qua. Questo no, perché deve essere magari quando è un po' più asciutto è meglio. E allora userò bosco grigio con l'indaco. Perché bosco grigio da solo non riesce ad arrivare a dei toni molto scuri. E poi do il colore così, in modo tale con la speranza che un pochino queste fasce turchesi rimangano, ma mi sa che ci devo tornare poi col pennello a levare il colore. Perché così. No, allora lo riempio e adesso ci vado col colore col turchese. Ancora non lo sto facendo, eh. Adesso prendo il turchese di prima. Turchese mischiato a verde era. E ci metto più colore. Anche queste sono prove, magari sarà troppo che non c'entra niente, però ci proviamo. Questo
Poi col pennello umido faccio così e si sfuma. Adesso è ancora bagnato, quindi devo approfittarne e scurire. Qui il senso di luce così forte lo dà proprio il contrasto, quindi è un elemento che non mi devo perdere. Poi, più si avvicinano alla luce, più diventano chiari, quindi qua posso. Ecco, qua sotto è ancora parecchio scuro, arriva fino a qua in realtà. Poi questo lo voglio lasciare così un po' indefinito. Aggiungo il turchese. Qui invece è un po' più verde. Quindi non è così scuro e bluastro. Qui mi sono un po' sprecata col fluido mascherante, vabbè. Qui adesso è asciutto, però qualche pennellata un po' più secca non ci sta neanche male. Qualche chiaro qui giù lo posso fare così. Qui anche per la chioma degli alberi il pennello è anche un po' così disordinato e levo il colore, aiuta. Qui provo a mettercelo un po' di scuro. Ok, non si sta espandendo troppo, quindi giusto qua si è formata un po' una pozza d'acqua, la levo. Ecco. Ma questi scenari mi piacciono veramente tanto. Adesso sto andando un po' così a braccio. Qui magari qualcosa tengo sfumato e qualcosa no, sempre pennello piatto umido.
qualcosa asciugato. Ciao Cristina, scusate se non parlo tanto, ma mi sta prendendo, quindi sono concentrata. Qui bisogna assolutamente scurire, però vedete già il fluido mascherante ci starà bene. L'ho detto, Qui sta un po' esplodendo. Qui magari ci metto poco poco turchese col pennello piatto, non so. Poi qua sarà bello metterci qualche rametto accennato. E tutta questa parte, allora, questo masso lo faccio sull'asciutto, vediamo perché dovrebbe essere, stando in primo piano, un po' più visibile, un po' più si staglia in maniera più netta. Pure qui c'è una parte scura che non mi sono proprio filata. Ah, perché sarebbe il riflesso di questo, quindi meglio mettere un po' d'acqua. Ciao Andrea. Mi sarei persa nei dettagli perché nello sguardo d'insieme. Questo è un esercizio, infatti, per cui devi proprio avere la mentalità da schizzo. E anche il fatto che mi è presa un po' di prescia, perché sono già le 7, comunque diciamo che non ci volevo mettere troppo. Questo a volte aiuta, perché ti costringe a osare un po' di più dall'inizio. Come sta messo, quasi asciutto, però qualcosa di si può scurire ancora.
Adesso che è semi asciutto, ma ancora bagnato, sto cercando di mettere delle pennellate in modo tale da creare qualche dettaglio della roccia, cioè almeno, cioè non proprio dettaglio, ma comunque qualche variazione di tono in più. Qui però è proprio asciuttissimo. Quindi metto il colore e sfumo dopo. Infatti, finora gli alberi non li ho proprio considerati. Qui vado a scurire ancora. Sì. È un po' dritta sta roccia, l'ho fatta, un po' non è molto aggraziata. Potrei provare a fare qualche, a movimentarla un minimo. Ecco, magari così. E qua su ci potrei mettere un po', ci potrei mettere un pochino di turchese e verde. L'effetto degli alberi si può fare anche un po' con la punta, però qui sono ancora indecisa se lasciarlo espandere o no questo. Perché comunque è in lontananza, quindi troppo definito non mi piace, anche se nell'immagine di riferimento è parecchio definito. Adesso si potrebbero fare un pochino di alberi. Però qui qualche, vediamo, qualche roccetta in più. Cioè, poi non vedo bene che sono questi. Alberi, faccio poco poco fogliame. Sì, anch'io a Roma, Andrea. Allora, qua si potrebbero fare un po' di rametti, però aspetto, mentre qui è più asciutto e ci metto un pochino di verde. Però non voglio distaccarmi troppo da questo verde, quindi magari riprendo il giallo che ho già usato e un pochino di turchese, troppo intenso. Allora, un pochino di verde oliva.
Vediamo un po'. È un po' scuro. Però sembra perché in realtà è molto diluito. E vado a fare un po' di movimenti tipo braccio tremolante e punta del pennello. Oppure spingere un po' di più e creare un po' più di massa. Però per non farli stare proprio per aria, magari riprendo quello scuro e faccio qualche tronco. Si capisce? Insomma, magari metto qualche macchietta un po' più scura. Prendo un po' di verde. Ah, qui voglio fare anche un po' di secco, di effetti a secco. Quindi prendo il colore, ma poi asciugo il pennello soprattutto nella parte qua bassa. Questo può essere utile anche per dare un po' quel senso dei raggi, però non voglio scurire troppo. Infatti mi sa che basta. Se da questo bozzetto dovessi tirare fuori un dipinto un po', insomma, più grande, fatto con un po' più di criterio, potrei estendere i punti luce fatti col fluido mascherante anche in quest'area qui. Lì penso ci starebbe bene. Adesso mi sa che levo il fluido mascherante e poi vediamo se c'è un qualcosa da fare al volo, se no magari questo ve lo finisco dopo. Il momento della verità. Qui non si sta levando proprio benissimo. Un'altra cosa difficile del fluido mascherante è che quando è sottile si leva con molta più difficoltà. Però l'idea è buona, cioè l'effetto così un po' casuale per le rocce, secondo me funziona molto bene. Quindi, fermo restando che questo è un bozzetto, può essere veramente propedeutico a un dipinto fatto bene. Quindi mettere questi effetti qua. E portarli anche in altri punti e niente, andare avanti con i dettagli, però adesso sono abbastanza stanca, quindi quello che farò probabilmente è di scurire ancora, scurire un po' qua. Qui non lo voglio appesantire, magari qualche altra macchietta, non lo so,
Qui se riesco levo un po' di più il colore e magari intensifico anche un pochino l'acqua. Però dal video sembra un po' più spento il colore, in realtà dal vivo ci può stare. E che altro volevo dire? Ah sì, prima di chiudere mi segno i colori che ho usato, quindi i bozzetti servono anche a questo. Perciò mi segno che ho usato sicuramente. Dov'è? Ecco. Sicuramente l'indaco come tono più scuro di tutti è stato fondamentale. L'indaco mischiato ai verdi, quindi l'indaco. Poi ho usato il bosco grigio, di cui mi segno il nome perché sennò poi non me lo ricordo più. Quindi l'indaco. Bosco grigio, poi ho usato i verdi, li ho usati, diciamo, questo che era il bosco bruno e oliva. Poi quindi bosco bruno, oliva e poi il turchese che ci stava veramente benissimo. Questo si chiama turchese glacier, sempre parte dei super granulati, però non nel set dei forest. E poi ho usato anche quel giallo gomma gutta che avete visto anche nel dipinto di prima. Pure questo è importante per dare quei punti di luce. Così se voglio elaborare questo tema, ho già in mente che colori usare. Bene, grazie, sono contenta che vi piaccia. Con la gomma si leva meglio. Sì, soltanto che qui o c'era qualcosa di ancora non completamente asciutto, oppure c'era uno strato troppo sottile e mi si è un po' impastato, però niente di che. Sì, ci sta di scurire, perché proprio per riportare come sono questo scuro qua, riportarlo un po' qui e qui. Però il grosso è fatto. Spero che vi siano piaciuti questi due schizzi. E il fluido granulante no, non l'ho mai usato. Ho letto in giro delle cose non proprio positive. Tu ce l'hai? Ti trovi bene? Ogni tanto esponi da qualche parte? No. Non perché, cioè, non lo so. Se dovesse capitare nel futuro, non direi di no. Al momento non è capitato. Non l'ho troppo ricercato perché non amo troppo il contesto della galleria, contesto museale, però mai dire mai. Quando ci fai vedere gli acquarelli che hai fatto, quali? Quelli artigianali, Lucia? Questi soggetti sono morte tua. Sì, è vero, mi piacciono tantissimo e questo della foresta molto di più di questo. Cioè, questo è bello come colori, atmosfera, calore. Però questo lo sento molto di più, perché come soggetto mi parla di più. Quindi ma quelli fatti da me, troppe domande. Scusa, quelli fatti da me artigianali che avevo già fatto vedere o quelli che ho fatto durante il workshop sul blu? Quando ci fai un tour di tutte le tue palette e colori di acquarello, in realtà non ce ne ho così tanti. Sai che ce ne ho due e basta. Ah, ok. Ho capito, Lucia, quelli blu. Ve li faccio vedere la prossima volta se mi ricordo. Sì, di palette ho questa dei granulati e quella dei Daniel Smith. Non è tanta roba. Potrei fare una piccola diretta a Instagram, boh. Ok, vado a sfasciarmi sul divano e ci vediamo la prossima settimana. Grazie a tutti per la compagnia e buona serata. Ciao ciao!